echando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro. Non ce la fa. Allora, mettiamo una nuova bandierina di questo progetto di Fortitudo. E da quando siamo partiti il presidente ci tiene molto al settore giovanile e a ripartire con un percorso sui giovani. Ci ha sempre detto che l'investimento più importante che voleva fare è sul settore giovanile. Il camp è un percorso che da quando siamo partiti quest'estate ci avevamo già messo la testa, sia con Federico che col presidente. Poi Federico ha fatto un percorso da prima squadra, però il nostro obiettivo era proprio da ripartire e andare a insegnare basket, come siamo partiti con Classe Fortitudo, con il periodo estivo, finite le scuole, fare un city camp a Bologna, che era la nostra priorità principale. Quindi partiamo subito dal 16 giugno e finiamo l'ultima settimana di luglio, quindi saremo impegnati, diciamo, tutto il periodo pre-vacanze per tutti i ragazzi di Bologna che sono qua. Finite le scuole, noi cerchiamo di dargli un servizio, speriamo, per fargli innamorare. Il nostro obiettivo è far innamorare del basket e fargli innamorare del Fortitudo. Questo è il nostro obiettivo principale. Parliamo di annate 2000, dai 2000 ai 2006, ragazzi e ragazze, quindi anche le bambine portiamo in questo nostro percorso. Ci appoggiamo al Centro Sportivo Barca, che è una struttura che abbiamo apprezzato subito perché ha un impianto dove c'è tutto, quindi c'è sia anche l'opportunità del basket, c'è un campo fuori, un palazzetto, c'è il campo da calcio, c'è un bellissimo parco, quindi abbiamo pensato che quello fosse l'impianto più importante. C'è stata subito una grande collaborazione col presidente di quartiere, che lo ringrazio, doveva essere qua ma purtroppo ha un impegno, non può venire. Questo è veramente un punto importante per noi, per ripartire con i ragazzi piccoli. Abbiamo tante idee, Federico è responsabile di questo progetto sul discorso sportivo e non solo Michele, ma spero anche altri giocatori verranno a farci visita al camp, ma Michele sarà principalmente impegnato con noi. Federico, io passo la palla a Federico, poi dopo per altre domande tecniche, prezzi, queste cose ci torniamo su dopo e sulle domande valutiamo, però sulla parte tecnica Federico ci dirà bene un po' cosa vogliamo fare. Una cosa che ci tengo, faremo Barca ma anche un po' di Paladozza. Questo per i ragazzi, vogliamo fargli vedere la nostra casa, questa è una cosa importante. Sì, bene, dunque innanzitutto come premessa è doveroso dire che mi fa molto molto piacere, dopo essere stato coinvolto sulla prima squadra e successivamente nel progetto scuola, anche nella creazione di questo City Camp, perché credo che una società come la nostra, che si vuole rilanciare su tutti i campi, debba essere pronta anche ad affrontare una cosa come questa. Io negli anni passati ho fatto cose simili, ma sempre organizzate da società esterne che utilizzavano il marchio Fortitudo e ci portavano in giro per l'Italia e per l'Europa. Io stesso sono stato in Finlandia, a Capo Verde, un sacco di posti con la Fortitudo, per la Fortitudo, ma mai organizzati direttamente dalla Fortitudo. Quindi questa la sento veramente come una cosa nostra. Detto questo, io posso parlare della parte tecnica, esclusivamente della parte tecnica. Coinvolgeremo tutti i nostri allenatori, penso quasi tutti i nostri allenatori del settore giovanile, ed è molto importante. E come assistenti penso che utilizzeremo anche qualche ragazzino più grande delle nostre giovanili e le figure importanti anche di giocatori della prima squadra che si renderanno disponibili, a partire da Michele, che si è sempre reso disponibile sin dall'inizio delle nostre chiacchiere su questo camp, a finire da chi avrà voglia, tempo in questo periodo. Lo sviluppo, dunque, la settimana tipo sarà dal lunedì al venerdì, parto da quello che ha detto Christian, con l'importante scelta del Paladozza come inizio e fine, nel senso pensiamo di strutturare l'accoglienza qui al palazzo
per fargli vedere la nostra casa, come diceva giustamente Christian, per far vedere alle famiglie dove lavoriamo, e in che situazione, come lavoriamo, non solo con la prima squadra ma anche col settore giovanile. E, dopo ci si trasferirà al centro sportivo Barca con orari di lavoro di basket dalle 9 alle 12 alla mattina e dalle 14.30 circa alle 16.30-17 il pomeriggio. Prima, dopo e durante ci saranno dei momenti di pre-camp, post-camp e pranzo e attività libere per fare riposare anche un attimo i ragazzi. Il camp sarà improntato prettamente sulla pallacanestro. Sembra una sciocchezza dirlo, ma nel senso, noi siamo una società di pallacanestro, dobbiamo lavorare a pallacanestro. Non promettiamo gite a Mirabilandia piuttosto che non so dove, qui vicino in provincia. Si lavora e si gioca a pallacanestro tutto il giorno. L'unica divagazione potrebbe essere nel tardo pomeriggio, nel fine giornata, utilizzare delle società, sì. Ci supportano delle società che sono già all'interno del centro sportivo, ci sono varie società sportive, vogliamo coinvolgerle in questo progetto proprio per dare anche visibilità e opportunità a ragazzi. Questo è facoltativo, quindi lavoreremo lì sul territorio di dargli l'opportunità di fare anche altre due ore, un'ora di altri sport. Lì c'è il rugby, c'è la pallamano, c'è le biciclette, centro ippico, ci sono varie iniziative. Noi ci siamo resi disponibili proprio per cercare di dare anche visibilità, siccome che siamo ospiti, no? Quindi è giusto che diamo anche l'opportunità alle società che fanno già attività nel territorio di collaborare insieme. Però, come giustamente dice Federico, il nostro obiettivo è basket. Cioè, noi vogliamo insegnare basket e vogliamo fare vedere che Fortitudo Pallacanestro è sul territorio a fare un'attività importante. Sì, chiudo con il fine settimana dove, come dicevamo all'inizio, si tornerà al Paladozza il venerdì, come venerdì pomeriggio, come chiusura di tutte le attività e di tutti i piccoli mini tornei che verranno fatti durante la settimana, con premiazioni varie e riconsegna, fra virgolette, dei ragazzi alle famiglie e il fine settimana. Per quel che riguarda l'aspetto tecnico, è vero, faremo basket, però un basket che è mirato a questo periodo dell'anno. Cioè, cosa vuol dire? In questo periodo dell'anno qualsiasi giocatore che si vuole migliorare deve lavorare al 90% sui fondamentali. Quindi noi punteremo forte su questo discorso perché crediamo molto in questa cosa e i ragazzi svilupperanno un fondamentale al giorno. Adesso poi il programma verrà fatto più avanti, comunque è molto importante che si lavori su questi aspetti. Ci sarà anche un preparatore atletico che comunque curerà la parte atletica, perché comunque un minimo, anche se sono piccoli a questa età, sulla coordinazione, sulla rapidità di piedi dovranno lavorare. E basta, direi che più o meno il programma è questo. Esperienza tua, Michele, del camp? Ma esperienza ne ho fatta con qualche camp, diciamo, un po' in giro per l'Italia, un po' per società in cui ho giocato e magari anche società in cui non ho giocato. Quindi sarà un'esperienza nuova anche per me, perché comunque lavorare in un camp, tra virgolette, nuovo, che viene fatto da quest'anno, e speriamo che vada tutto bene. Faccio una premessa sola: avete visto un volantino su J-Camp 2014, è importante quello che abbiamo, noi ci stiamo concentrando sulla città, che è il nostro obiettivo principale. Non vi nascondo che abbiamo avuto, quando abbiamo iniziato a pensare al camp, richieste anche di uscire dalla città. Abbiamo trovato un partner per noi importante, quindi seguiremo a Marina di Carrara le due settimane di giugno, quindi andremo anche noi e giù a fare più un discorso di brand e far conoscere Fortitudo. Quindi è una sorta di gemellaggio. Il nostro obiettivo è il camp a Bologna, ma quelle famiglie che vogliono far fare un'esperienza a dei bambini, noi ci siamo fuori dalla città, ci siamo affidati a questa struttura che è storica. Poi Federico l'ha fatto, anche Michele Venturelli, questo camp, sono dei professionisti veri.
è l'impianto in Toscana molto molto bello ed è un'esperienza che secondo me qualche famiglia vuole fare e noi su questo ci appoggiamo a loro. Sarà brandizzato Fortitudola, quelle 2 settimane ci saremo anche noi, quindi è un gemellaggio vero. Questo era per incidere. Chiaro che il nostro obiettivo è Bologna, però diamo l'opportunità alle famiglie che vogliono far fare un'esperienza ai figli, diamo l'opportunità di fare. Sì, tutti gli allenatori del settore giovanile, di settimana in settimana studieremo le squadre in base anche alla loro disponibilità, perché è evidente che dal 16 giugno in poi c'è un po' a rompete le righe per tutti normalmente, quindi finisce comunque bene o male l'attività in questo periodo della prima squadra, playoff, finali o non finali. Settore giovanile, chi va all'interzona, alle finali nazionali, più o meno siamo agli sgoccioli, quindi chi sarà disponibile? 2-3 capi allenatori per settimana con 2-3 assistenti e altro personale addetto, insieme a 1-2 giocatori della prima squadra a settimana, saranno presenti, penso anche a rotazioni. Il numero di ragazzi per turno, diciamo che l'obiettivo è un 50 di ragazzi. Chiaramente la struttura supporta anche di più, quindi noi siamo aperti a tutte. Le quote è 190 euro più a settimana, più una quota di assicurazione, che sono 20 euro. Compreso c'è il pranzo, il kit di abbigliamento. E la cosa importante è che abbiamo anche fatto, ci sono due problematiche. Uno, un ragazzo che vuole fare la settimana in più, cioè quindi ne fa una, poi decide di fare un'altra, gli facciamo lo sconto, la seconda settimana la paga 150 euro. Per chi ha due bambini, quindi due quote da pagare, la prima la paga intera, la seconda la paga a 150. Tornei sì, però i nostri piccoli tornei saranno tornei, che ne so, gli uno contro uno, tre contro tre, gare di tiro, sì, tra di noi. Giusto. 1, 2, 3, 4, marciandomi combo, formo un alloroto. 1, 2, 3.